Rifai dalla porta che hai laggato. Oh, aspetta, esco, rientro, vai. Esco, rientro. Perché sono una tizia nuda? Non lo so, vabbè. Nice. Ok, fermo. No, aspetta, sono una tizia nuda davanti a te che sta... Perché? Aiuto. Dai, esci, dai, su. È, boh, è nuda. Non so che... No, ho rubato un boccale. Ho rubato un boccale. Devo dire, allora... Tu sei il visitatore che sta... Ecco, me l'ha appena. Va bene. Papasta! Aiuto! Mi stanno attaccando! Vaffanculo, ok? Locandiera, la ringrazio ancora per il cibo di stasera. Le volevo chiedere una cosa. Andate via, Locandiera. No, fermo! Quell'orco è qui da qualche giorno. Però guardo almeno i locandiere. Locandiere, vorrei una stanza per la notte, grazie. Ho visto l'orco prima. L'hai fatto un... E perché è entrato uno? È entrato uno con la maturata edrica. Va bene. Ehi, hey, full server, ehi. Hey. Ma che cazzo? Hey. Che livello hey, è? Via, 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 ehi. Hey. Che livello è? Livello 300. Oh! 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 Livello 300. Che poi slida. No, non ammazzarmi. No, non ammazzarti. Per favore, non ammazzarmi. Che cosa vuole sto stronzo? Ok, andate in questa stanza, lasciamolo in pace, continuiamo. Ok, cos'è l'ultima cosa che avevo detto? Sì. È tornato in cosa da etico. Che palle. Comunque, se devo dirti la verità, la storia di Ragnar inizia così senza che nessuno lo attenda. Solo che c'è il bardo che mi distrae. Aspetta, quasi finito. Lui ci rimane. È tornato lo stronzo, vabbè, lasciamo stare. Allora, facciamo un accordo. Ok, quale può essere questo accordo? Siamo al domani e alla sua gioventù. Lo vedo spesso che va in giro. Preparati, Ulfric, assassino di re. Cercherò di convincerlo ad unirsi alla mia avventura. Andremo magari a visitare Elden a vedere se qualcuno... Quanto ci ha tolto. Va bene. Ok, ma no, il locandiere. E alla sua morto. Gioventù. Non ci credo. L'aggressore. No. Sta passando tutto. No. Abbiamo un altro server, quindi scommettiamoci. Ricarico il salvataggio. Il mio amico è morto. C'è il bardo che è morto da seduto. Che rottura di maroni sto stronzo, però. Metà vita ti ha cavato. Davvero? Ah! Ma che cazzo è? Ma perché? Aiuto! Fala! Fumimi! Era giù. Perché sei nudo? Io ti vedo nudo! Vabbè, se metti lì a sto punto potresti fare anche la scena dei loro due che parlano. L'orco sta iniziando a pesare per la locanda, non trovi? Che cazzo è poi la tizia? Chi fa la voce della tizia? Ma certo, no, hai ragione. Dai. Ma certo, è vero. Ma sì, tesoro, hai proprio ragione. No. Senti, cosa dobbiamo fare? Dunque un attimo l'armatura che tanto ora sto facendo in prima persona. Ma no, ma che schifo, rimettiti l'armatura, che porno, rimettiti il pantalone. Cosa? Fai cagare, veramente. Allora, rimettiti l'armatura, per favore. No, dopo la rimetto, ora sto... No, mettitela adesso, io guardo, no, mi sto fermo così, eh. Ma che cazzo? E sta qua che cammina nel vuoto. Ma me lo spieghi? Ma casissimo, no, vabbè, lasciamo. Ormai sono due giorni che non dormiamo e io non ce la faccio più a camminare. Provare un cavallo, ma è fuori dalla legge. Chissà cosa ci farebbero. I cavalli valgono molti. Ma no, legge. Ma che cazzo vale un cavallo? No, per favore, di così. Cosa? Ma è fuori dalla legge? Cioè, i cavalli valgono.
Dai, per favore. Vuoi dire di rubare un cavallo adesso? Dopo tutte le storie che mi hai raccontato? No, non io voglio fare così. Invece il cazzo fare un altro modo. Cosa? Rubare un cavallo? Ma è contro la legge. L'hai detto un po' sottotono, eh. Sì, non avevo voglia di dirlo. Ma che palle, cioè. Quindi immagino che non sia un problema se gli prendiamo in prestito dei cavalli. Ora tu tipo tiri un po' la corda, però alla fine... Ma no, no, non accettiamo, che dopo se tocchiamo quei cavalli... No, tranquillo, tu devi dire di sì, di sì. Tipo di... se la metti in questo modo... Beh, penso come dirla. Ma no, non esattamente in quelli... Io non ho fatto queste parole, però... Pala, di così, per favore. Se la metti in questo modo... Ci sta un sacco. La teniamo, la teniamo. No, taglia. Oddio. Tutto buggato. Oddio, oddio. Stai volando come se ti tocchi il pene. Anch'io ti vedo volare. Si chiama Tumulo delle cascate tristi. E tu tipo ora fai tipo una battuta tipo un po' cringe, capito? Immagino che la chiamino così per il fatto che sia tutta bagnata. No, non ci sta così. A caso! Che hai detto cringe, cringe. No, tipo di qualcosa riguardo all'idromele. Ma non, che cazzo c'entra l'idromele con le cascate tristi? Sicuramente in quelle cascate sarà finita la birra, perché altrimenti non sarebbero tristi, eh? Ok, bellissimo. Ho fame, vado a prendere una pastina. Devo dirti una cosa. Berenienie abnienie. What's the meaning of bnegne? Perché ci sono due banditi, uno sopra il corpo dell'altro? Tenerai solo per due banditi? Io pensavo che il mio amico orco fosse più forte di così. Ok, avete giocato abbastanza. Sì, avete giocato abbastanza. No, vabbè, ora tipo, no. Sì, una scatola abbastanza. Ho visto i miei genitori morire davanti ai miei occhi. Allora per quale motivo ieri stavi confabulando ancora di ritornare dai banditi? Forse perché una vita normale mi sembrava troppo difficile. Perché guadagnarsi da vivere come ogni altra persona non l'ho mai fatto e non so come iniziare. Forse perché comunque quegli anni da bandito alla fin fine mi piacevano. O forse perché rinnego quel che è successo, perché vorrei che tutto tornasse come prima, perché vorrei che ciò che ho scoperto non sia mai accaduto. Ehi, questa è una storia di come la mia vita è cambiata a capovolta sotto sorpresa, sia finita. Tutto su quei piedi qui con me. Pronto nonno? Sì, tutto a posto, te nonno? Sì, sì, intanto c'è anche la mamma. Ok, va bene, ciao nonno, ciao ciao. Camminiamo, vai. Ma non saltare, torna indietro. Spostiamoci due cadaveri di merda. Puoi toglierti dalle palle? Non riesco a muoverlo. Che cazzo si trova? Cioè, perché Mola l'ha presa così da solo. Puttana! Puttana! E usa Dova che ne lacci tu su di lui mentre lo guardi. Così. Bella lavanderia. Perché devi pulire? È quella la combinazione della cosa giusta, però devi spostarti. Torna indietro, torna indietro, torna indietro. Cosa ho fatto? Cosa è successo? Dove sei sparito? Mi ha trasportato all'inizio della zona. Perché? Sto correndo. It's time to escape, but I don't know where the fuck I'm headed. Up or down, right or left, life or death. I see myself in the mist of smoke. Death becomes any nigga that takes me for a joke. We hit a $5. Oh, dove sei? Oh, ti vedo finalmente. Ok, ma perché respawna lo stronzo? Perché respawna quello stronzo? Mi sono rotto i coglioni, kill. Ma tipo il menu. Ma perché continuano a respawnare sti stronzi? Vorrei capire, perché basta. Ma vedi, ma che cazzo, cosa? Ma che cos'è? Li vedi? Ma che cazzo sta succedendo? Cosa è successo? Non so, cos'è quel nome strano? Ma cosa è successo? Hai cliccato qualcosa di strano nella combinazione, per forza! Che cazzo dici quello, dai? Ah, è un giocatore! Ma che rottura di maroni questo coglione, oh ammazziamolo, vai, ammazziamolo! No, è che non riesco a fare nulla, Grillo. Ah, ma che questi qua sono giocatori. No, disconnetto, sono entrambi di giocatori. No, mi si è buggato Skyrim, Grillo, dovevo chiuderlo. Non riesco a uscire. Dai, fai alt F4, fai qualcosa, mi sono rompendo i coglioni. Qua c'è qualcosa di interessante.
Rimettiti dal bancone, devo fare la scena. Oh, che palle, oh, ma muori! Dov'è, dov'è? Ma muori? Oh, allora, ma no, non farli fiamme, cosa aspettare che si spengano? Che palle, oh. Nulla di interessante. Te invece? Cosa c'è, mamma? Tua mamma? Quale mamma? Domani mangiamo a casa, appunto. Domani mangiamo a casa. Stai zitto, quello! Ma cosa ti sei fumato? Non urlare, guarda che ti sentono anche loro, eh. Mi interessa. Chi sta parlando? Quindi volete venire a casa dalla nonna o... Quale magia arcana stai usando? Questa voce? L'hai sentita? Va bene, ciao. Ciao. Ciao, cosa? Niente, sto parlando con le dee. Con chi stavi parlando? Con le dee. Perché chiami mamma una dea, scusami? Perché in fondo è la nostra dea e ha creato il tutto. Quindi è come sarebbe la mia mamma. Ma che cazzo stai quello? Che coglioni, sì. Ti stai fumando... Non è che qui in quel libro c'era qualche strana erba? Ma vaffanculo. Ah, questa scena la metto. Andiamo avanti. Andiamo avanti, dai, forza. No, non è veramente, sei scemo proprio te. Qui non c'è niente, continuiamo a scendere. Ma vai a fare il culo.